Alan, mi fai la cortesia? Prendi il block notice e scrivi una letterina, un richiamo al direttore, per favore. A Ciccio Puzza. A Ciccio Puzza Puzzettino lì, per favore. Sì, mi sa che non è ancora arrivato. Cioè, nel senso. La vergogna. Cioè, è veramente un irresponsabile, un poco professionale. D'altronde al mattino quando arrivi tardi. Scusa, ma come mai parli come. Perché oggi sono inutilizzabile. Aldo, grande Aldo, a parte l'alito che c'hai, veramente. Con calma, sereno proprio. Allora, Alan adesso ti scriverà una lettera di richiamo, caro Ciccio Paolo, direttore. Ma come mai? Ma scusi, sono le 13:59. Ma noi siamo persone che eiaculano precocemente. Ah, abbiamo compreso la linea in anticipo. Cioè, dai, Ciccio merda, tanto scusa. Madonna, che accoglienza! Comunque, scusate, io prima di introdurre qualsiasi cosa vorrei ringraziare la presenza del mio migliore amico, il signor Ivo Abito. Buongiorno. Marco, di niente, sai, per me è sempre un piacere venire qua e, come dire, onorarmi della mia presenza. Ma sei sicuro che vuoi restare, amico mio? Perché se sei stanco, stressato, puoi serenamente sdraiarti sul divano. Grazie, ma mi ha chiamato Fabio, ho detto, guarda, oggi sono un po' in difficoltà. Ma se hai visto, guarda, ti sdrai là, io ti nomino tutto il tempo. Non ho detto che sono in difficoltà, ho usato questa frase. E io sono inutilizzabile. Perché a me piace citare gli amici. Madonna, senti come parla. Ci ciamo, abbiamo Aldo qua in studio, veramente uno tosto. Pensa che l'altro giorno ho fatto un velocissimo pranzo con quello originale, con Ringo, no? Wow! A un certo punto. Attaccava le caccole al riso. Sì, una roba disgustosa, ha iniziato a parlare di figa, lui che andava fuori con le motociclette, i suoi amici, e poi gli facevano usare le dita, così. A un certo punto lo guardo e gli faccio: ma che ora vai in onda, Ringo? Mi fa: alle 2. E gli ho detto: che cazzo vai in onda a fare? Chi ti ascolta alle 2? L'ho guardato malissimo. Sai che questa è una cosa crudele, mi dispiace dirlo, per tutte le radio. Non è vero. Cioè, ma non è vero, lo zoo è una merda. Lo zoo non è per tutti, cioè è giusto che ci siano programmi inutili come quello di Ringo. No, le scuse di quelli dei dati di ascolto adesso sono che il pomeriggio italiano, sì, cioè questo messo d'accordo tutte le radio, sì, purtroppo la gente non ascolta più la radio. Ma scusa, io devo capire sta roba. Sono appena usciti i dati d'ascolto e adesso 105 risulta avere in assoluto il record italiano di quarti d'ora, perché esatto, così si misurano gli ascolti dei vari programmi, no? Perché praticamente calcolano che un ascoltatore medio rimane su una radio per 15 minuti. Perché facciamo 2 ore allora? Facciamo tanti ascoltatori ogni 15 minuti. Ma no, minuti. Facciamo un quarto d'ora. Bravo, e facciamo il record. Lo Zoo di 105 è in testa a tutte le radio, comprese quelle statali, quindi Rai 1, Rai 2, Rai 3, robe vai, RTL, Isoradio, eccetera, da diversi anni ormai. Perché dico, noi facciamo più ascolti di quelli che fanno il mattino. Non è che dicono che noi siamo imbattibili, no? Il pomeriggio non c'è ascolta meno più gente. Non ascolta più nessuno. C'è stata una diaspora di ascolti. Ma non riesco a parlare con uno così. Allora, o faccio. Ma metti la macchinetta allora. Allora, o parlo così, o vado di là. C'ha ragione, potremmo parlare tutti così oggi. Parliamo così oggi, così sembriamo una radio anziana, se vuoi. Allora, c'è quella scuola dove i bambini hanno imparato il linguaggio dei sordomuti per comunicare con il compagno sordomuto. Non la conosco. Per solidarietà. Voi per solidarietà oggi parlate tutti così. Va bene, allora ragazzi, benvenuti al programma più ascoltato in Italia, questo è lo Zoo di 105. Ma un attimo che c'è qua il più bello del pianeta, ragazzi. Buonasera a tutti. Il mio migliore amico Ivo Abito. È un piacere avervi uguale, qua. Uguale, non riesce a camuffare la voce. Ma come? No, no, senti. No, Madonna, che schifo. Che bella roba. Guarda che Maria De Filippi ci ha costruito una carriera. È vero. Belle donna. Allora, per favore, facciamo una cosa, intanto facciamo un applauso al nostro meraviglioso premier, ragazzi. Renzi è riuscito a fare, cioè non solo c'ha la faccia che gli consente di fare figure di merda costantemente, sì, tu guarda qualsiasi immagine di Renzi, gli viene sempre la faccia da coglione. Lui ha le figure di merda a serramanico, ragazzi, l'unica persona che ce le ha, incredibile. È andato in conferenza stampa e ha dichiarato davanti a giornalisti. A Chieti era? Sì. Davanti a giornalisti internazionali che entro il 22 dicembre termineranno i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria. E i giornalisti esteri sono scoppiati a ridere. Ma non solo, Gino e Michele lo hanno accusato di plagio perché la loro battuta nel 94. Che vergogna. Ma come se, ma io fossi in lui, cioè se ritieni di essere un bravo presidente del consiglio, ma usa qualcuno che, cioè, ci sono quelli che ti doppiano, tu usa uno che ti dà l'immagine. Roberto Carlino, fidati. Quella è l'immagine giusta. Aspetta, quale però? Perché di Roberto Carlino c'è una bidimensione, c'è la parte davanti e la parte dietro con i capelli.
Perché ricordiamo che Roberto Carlino, per chi non lo sa, è quello della pubblicità ingannevole. Sì, sì, no, no, ma scusa, ma vai sul sito dell'Immobile Dream, è veramente un sogno, perché non c'è un cazzo. No, ma tu devi guardare dietro la testa. Devi vedere le solide realtà, non i sogni. Ma poi è sempre nero, è nigrissimo. Ma non è Berlusconi quello. No, Roberto Carlino è un Trump Lawyer. Lui è in due dimensioni, ma è dipinto per sembrare tridimensionale. Ma se tu guardi, c'ha la testa comincia a finire, c'è un'altra testa con i capelli dietro. Hanno pagato uno per stargli incollato alla schiena e fare i capelli. Cioè. Ma poi cosa fa? Cioè, quante volte siamo andati sul sito dell'Immobile Dream? Allora, vai a vedere i cantieri, non ce n'è uno. Case finite, neanche una. Cerchi una casa in affitto di merda da 100 lire, non c'è. Ma secondo me lui vuole stare solo in televisione. Dai, ragazzi, dai, oh guarda Carlino è un narcisista e basta. Vabbè ragazzi, iniziamo la puntata perché la Hobby e Bobby ha preparato un'altra grande collezione.